Chiamate la polizia, urla qualcuno mentre il custode della chiesa della Flagellazione a Gerusalemme trattiene a forza il turista americano ebreo di circa 40 anni che alle 8 di oggi ha distrutto a martellate questo Gesù coronato di spine all'ingresso della chiesa. Ho sentito il rumore e sono entrato di corsa, racconta il custode, e lui ha cercato di colpire col martello anche me. L'ho buttato a terra, l'ho fermato. Lui ha cercato di prendere qualcosa dalla sua borsa e sono riuscito a fermarlo ancora. Non so cos'altro avesse in mente di fare. E comunque, conclude, capita spesso che qualcuno entri e ci offenda, ci sputi. Spesso chiamo la polizia, ma non è mai successo niente. Continueremo a combattere senza tregua chi offende i luoghi sacri e i sentimenti religiosi, assicura invece con enfasi, riportando l'accaduto, il portavoce della polizia di Gerusalemme. Peccato che sia il quinto fatto del genere in pochi giorni, risponde la custodia francescana di Terra Santa con un duro comunicato. Ecco l'assalto di 7 giorni fa nel quartiere cristiano della Città Vecchia ad un gruppo di turisti bersagliati con sedie, tavoli e bicchieri da un gruppo di facinorosi ebrei. È già un cimitero imbrattato di scritte morti ai cristiani, un monastero armeno e alcuni locali di un centro maronita erano stati appena vandalizzati. Ci aspettiamo azioni decise, protesta la custodia col governo israeliano per sradicare il fanatismo religioso e questi crimini di odio.